Questa non è l'unica via d'accesso per la dialisi, è quella, diciamo, per le macchine, okay? Per le ambulanze e per le macchine, perché i pazienti che riescono a deambulare vengono in macchina e parcheggiano lì sotto. Quindi I pazienti arrivati, che non possono diambulare. quelli che deambulano, tanti vengono con la loro macchina, capito? E hanno un parcheggio lì. E poi qui ci parcheggiano le ambulanze con i pazienti che non deambulano, che vengono portati. Allora, l'acqua quel giorno arrivava circa lì e questa era una piscina. Arrivava qui a ginocchio. Sì. Quindi anche la porta lì c'era l'acqua, la porta. Sì, no, bloccata, 40 centimetri. Tutto bloccato. Quindi non erano scese le persone perché è impossibile. Siamo qui con persone che devono sottoporsi a dialisi per non morire. Con loro ci sono i loro familiari, i nostri amici, i loro caregiver. Sono persone che hanno diritto a una vita dignitosa, a cure dignitose, al rispetto. Hanno come tutti diritto alla salute. Eppure siamo oggi costretti a scendere in piazza, qui, nella Toscana, che si vanta della sua eccellenza sanitaria. Qui in un ospedale che si definisce ad alta specializzazione. Sono qui con le loro difficoltà. Infatti il 90% di loro non può essere presente a causa della sua malattia. Siamo qui perché la rabbia è tanta e non vogliamo più attendere. Questo ospedale nuovo ad alta specializzazione è il fiore all'occhiello della città e della regione, ma è costruito in golena d'arno. Siamo a rischio inondazione. E le sale dialisi sono relegate in un sotterraneo. Quando piove, i pazienti dializzati rischiano la salute. Quando piove, all'edificio 30-1, le sale dialisi si allagano insieme agli spogliatoi del personale. E diversi sono i sacrifici che fanno le donne della Sodexo per ripristinare i locali. Gli ascensori si bloccano e ci vuole diverso tempo per ripristinarli. Ma anche quando non piove, i pazienti dializzati non riescono a vedere la luce perché sono relegati nei sotterranei. Abbiamo fatto proposte sensate e ragionevoli. Basta spostare le sale di un piano, di un solo piano. Basta portarle al piano terra dello stesso edificio, con un costo minimo dell'allaccio degli impianti. I dializzati devono rimanere all'edificio 30 perché lì c'è la rianimazione e purtroppo durante la dialisi gli capita di andare in arresto cardiaco contro la loro volontà. Eppure alle nostre proposte si risponde solo con fumo. I dializzati continuano a restare in uno spazio senza luce, insicuro, talvolta pericoloso. Per quanto tempo i vertici ospedalieri saranno sordi di fronte alle nostre proposte? Abbiamo fatto presidi, interpellanze, esposti alla ASL, ai vigili del fuoco, ma abbiamo avuto solo risposte fumose e inconcludenti. Allora abbiamo deciso che fino a quando non ci sarà un'ubicazione dignitosa, noi da qui non ce ne andremo. Resteremo qui con la loro sofferenza e la loro rabbia, perché il diritto alla salute, alla vita e alla dignità non deve essere solo un lusso di pochi. Vergogna! 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 Gli fa la dialisi in piano, al primo piano più basso dove c'è tutti i malati. Alla mattina presto accendono i riscaldamenti. Sarebbero ora d'estate, ci hanno messo l'aria a ghiaccio che ci hanno freddo d'estate. D'inverno ci hanno freddo perché c'è acceso sempre. Dice non si possono spengere questi radiatori, queste cose. Ma come non si possono spengere? Si spegne un aereo superaria. Ma d'inverno cosa, non c'è riscaldamento? C'è freddo e d'estate c'è freddo uguale. Perché c'è sempre le cose accese, il radiatore acceso è quello dell'aria ghiaccia. Ah, ecco, radiatori alla ghiaccia. Che poi tutte queste cose qui sono cose che costano a noi altri. Noi stessi si pagano sempre noi e quelle quindi hanno cose sempre che. freddo anche d'inverno? Non c'è riscaldamento, non funziona il riscaldamento? Non le fanno funzionare per me. Per me non le fanno Ah, ecco, c'è funzionare. sempre freddo.